Yaso matinandana vrajabaranagara gokula ranjana kahana. Gopi parahadana padana manohara. Divino d'Astraia, Vaca Divino d'Astraia.
Jaya Radha Rama, Radha Rama, Radha Rama, Jaya Radha Rama. Jaya Goranitai, 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 Jaya Goranitai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Amo Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Amo Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Nityai Goranga Jaya Nityai Goranga Nityai Goranga Jaya Sachinandana Gorare Jaya Sachinandana Gorare Jaya Sachinandana Gorare Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Jaya Sachinandana Gorare Vindare Gopalare Govindare Gopalare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Rama Radha Rama Radha Rama Jaya
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu Pada, Paramahansa Parivaja Kacharya Stotra Sata Sishin Abhay Chaminda Bhakti Vedanta Sutra Pani Maharaj Ki Jaya. Jaya Vishnu Pada, Paramahansa Parivaja Kacharya Stotra Sata Sishin Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Jaya. Iskun fondacciar Shri Prabhupada Kija, Namachar Shri Haridastakur Kija, Premse Kosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Svazigura Bhaktavinda Kija, Sri Radha Krishna Gopa Gopinasyam Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan Kija, Sri Vrindavan Dham Kija, Sri Mayapur Dham Kija, Sri Dwarakadham Kija, Sri Amunamai Kija, Sri Gangamai Kija, Sri Sarasvati Devi Kija, Sri Bhakti Devi Kija, Sri Harinam Sankirtan Yagya Kija, distribuzione trascendentale da Tore Shri Prabhupada Kija, Briyad Vridanga Kija, Samaveda Bhakta Vrinda Kija, Gaur Purnandi, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie dei voti riuniti, tutte le glorie Shiguru Shiguru. Jaya Radha Madhava Kunjapi Hare Jaya Radha Madhava Kunjapi Hare Jaya Gopijana Vallabha Gvaradhari Jaya Gopijana Vallabha Gvaradhari Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yasoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjapi Hari Jaya Radha Madhava Kunjapi Hari Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan.
Jaya Goranitai, 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 Jaya Goranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Jai Shri Radha Ramana ki jai, Giri Govardhana ki jai, Gaura Nitya ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allora, leggiamo, studiamo dallo Srimad Bhagavatam, il canto quarto, capitolo quarto, il verso numero 30. So yam durmarsha ridayo brahma druk cha. Soyam durma sharidayo brahma durukcha. Loke prakritim matim avapsyati. Loke prakritim mahatim avapsyati. Yat angajam svam purusha dvit udyattam. Yad angajam svam purusha dvit udyattam. Na pratyashedam mrittaye paradatta. Na pratyashedam mrittaye paradatta. Paradata. Soyam durmarsha ridayo brahma drukcha. Loke prakritim mahatim avapsyati. Yadangajasvam purushadvit udatam. Shri Radha Ramana ki jai, Giri Govardhana ki jai, Gornita ki jai, Srila Prabhupada Guru Parampara ki jai. Na pratyashedam mritaye paradatam. Soyam durmarsha ridayo brahma drukcha. Loke prakritim matim avapsyati. Yad angajam svam purushadvit udatam. Na pratyakshedam mritaye paradatam. Loke prakritim matim avapsyati.
Yadanga Jansva Purusha Dvip Udaya Udatyam. Na prasade mitade paratata. Sa egli, I am questo, Durmashari Daya, dal cuore duro, Brahmadruk, indegno di essere un Brahmana, Cha è lo che nel mondo, Apakritim, cattiva fama, Matim, estesa, Abapsyati, otterrà, Yatangajam, la figlia del quale, Svam, propria, Purusha Dvit, il nemico di Shiva, Udyatam, che si preparava, Napratyashedat, non impedì, Mritaye, per la morte, Uparadatta, a causa delle offese. Traduzione. Daksha ha il cuore così indurito che non è degno di essere un brahmana. Egli si guadagnerà una pessima fama in tutto l'universo per le offese commesse verso la sua figlia, verso sua figlia, per il fatto di non aver impedito la sua morte e per la sua grande invidia verso il Signore Supremo. Spiegazione. Questo verso descrive Daksha come la persona dal cuore più duro e perciò indegna di essere un brahmana. Brahma Druk è considerato da alcuni commentatori sintomo di Brahma Bandhu, o amico dei brahmana. Una persona nata in una famiglia di brahmana ma priva delle qualità brahminiche è detto Brahma Bandhu. Generalmente i brahmana sono tolleranti, hanno il cuore tenero perché hanno il potere di controllare i sensi e la mente. Daksha non era affatto tollerante, soltanto perché suo genero Shiva non si era alzato in segno di rispetto verso di lui, fu invaso dalla collera e diventò così duro di cuore da tollerare perfino la morte della sua più cara, della sua figlia più cara. Sati aveva fatto del suo meglio per attenuare l'incomprensione tra genero e suocero, recandosi a casa del padre anche senza essere stata invitata. Daksha avrebbe quindi dovuto riceverla, dimenticando tutte le incomprensioni passate. Ma il suo cuore era così duro che egli non era degno di essere definito ariano o brahmana, perciò la sua cattiva fama sussiste ancora. Daksha ricevette il suo nome, che significa esperto, grazie alla sua abilità di generare centinaia e migliaia di figli. Le persone materialiste, troppo attaccate alla vita sessuale, diventano tanto dure di cuore che una perdita anche minima del loro prestigio può renderle capaci di tollerare persino la morte dei loro figli. Amaghyanati Miranda Sakyananjana Sarakaya Chakshuramiritanghyanata Smaishigurave Nama. Vanchaka Patarupya Chakri Pasindubya Chapadinampana Vyo Vaishnavyo Namo Nama. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasati Gora Bhatta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Allora, vediamo come stiamo studiando questo capitolo intitolato Sati lascia il corpo.
È abbastanza chiaro la situazione, no? Nel senso che ci troviamo di fronte a un caso di desiderio di rispetto, no? E posizione, la famosa pratishta, questa malattia, no? Che è la malattia più forte in questo mondo materiale, più forte anche, si dice che l'attaccamento più forte in questo mondo è il sesso, no? Il desiderio sessuale di piacere, ma ancora più forte è questo pratishta, questa è una, diciamo, contaminazione non grossolana ma sottile, che praticamente è semplificato qui nello Srimad Bhagavatam, fa vedere come distrugge proprio tutto, no? E l'abbiamo anche sperimentato noi qua in Italia, questa pratishta, questa malattia, che è la malattia di posizione, desiderio di potere, questo desiderio di rispetto, di potere, profitto, adorazione e distinzione. Queste, purtroppo, ce le portiamo dietro come la zanzara si porta dietro la malaria. Ci sono alcune zanzare che in India trasportano, ce l'hanno proprio dentro la malaria, e quando ti beccano creano un sacco di problemi, addirittura si può morire di malaria. Così vediamo questa pratishta, questo desiderio di posizione, fa diventare pazzi, no? Infatti Kamsa è diventato pazzo, cioè pazzo appunto da non capire più niente, no? Ha perso tutta l'intelligenza, addirittura cioè ha iniziato con un bel discorsetto, no? Dice, io non voglio, se vi ricordate, quando parla all'assemblea, dice, no, io non sono invidioso, però era invidioso, però si difende, io non sono invidioso, io parlo solo per... E così ha portato avanti con una buona logica, come naturalmente fanno tutti, no? Si difendono, e la logica è come uno scudo, no? Ti protegge, cerchi di proteggerti perché non vuoi dimostrarti che sei uno stupido di fronte a te, allora ti difendi con la logica, no? Ognuno di noi cerchiamo di difenderci con la logica, no? Quando facciamo qualche sbaglio subito lo aggiustiamo con la logica, pensando adesso imbroglio tutti, alla fine imbrogliamo noi stessi, cioè nel senso che non imbrogli nessuno, tutti, almeno le persone che hanno un po' di cervello capiscono, poi imbrogli semmai gli scemi, però non imbrogli tutti, no? Prabhupada dice poi imbrogliare tutti per poco tempo e poi puoi imbrogliare una persona per tanto tempo, ma non puoi imbrogliare tutti per tanto tempo, cioè non è possibile che tu riesci a imbrogliare tutti per tanto tempo. Una persona, uno sì, però tutti no, prima o poi sei messo fuori, cioè ti vedono, no? Quello che stai facendo. Così vediamo che anche se Daksha ha cercato di, diciamo, difendersi con questa sua logica, di mostrare che lui, poverino, non c'aveva nessuna colpa, no? Non ha fatto niente di male, lui Shiva che è un mascalzone, è lui che è un fa fin da Shiva, si chiama Shiva auspicioso, ma è una persona molto inauspiciosa, diceva Daksha, no? Lui è sì, solo il nome Shiva, ma la verità è che è molto inauspicioso e ce l'aveva a morte con Shiva, no? E così, diciamo, ha perso tutta l'intelligenza facendo la Vaishnava parata, no? E poi vediamo qua, dice, la sua cattiva fama rimarrà eternamente, cioè nel senso proprio padre. Infatti ancora oggi Daksha, quando uno sente Daksha, anche se Shiva poi è stato così misericordioso che l'ha corretto, l'ha rettificato, lo sappiamo, no? Finisce che Daksha diventa un devoto, insomma, lo rettifica Shiva, gli taglia la testa e lui poi riprende il corpo e allora capisce, qua è meglio che mi metto giù, se no qua togliamo via sto pratista, che è pericoloso il pratista. Qua va a finire sempre così la storia, che alla fine uno ne prende tante di botte, che alla fine capisce, oh, qua è meglio che cambio, se no dove vado a finire? Così Daksha alla fine ha capito, quando gli ha tagliato la testa, ha capito, quando gli hanno messo la testa di un cervo, se non sbaglio, no? Una capra, gli hanno messo la testa di una capra, allora non era più
attaccavano, non attaccava più Shiva, era tranquillo, no? Molto tranquillo, molto umile, perché per misericordia di Shiva, no? Così alla fine tutti si dice che, diciamo, alla fine tutto buon fine, insomma. Però il Daksha rimane, il nome Daksha se lo ricordano tutti, non come una grande persona, ma qua dice proprio nel commento Prabhupada, è un infame per l'eternità, cioè il nome è infamante, no? Questo Daksha, no? Però sappiamo che è stato rettificato, non è che è rimasto un demone eternamente, in fondo tutti quanti noi alla fine ci rettifichiamo, però nel frattempo sono tante cose che succedono, no? Allora dobbiamo stare attenti, no? A non cascare in queste trappole, no? Dell'energia materiale, specialmente, come dicevo, questo pratista, questa malattia del voler controllare, del voler profitto, adorazione, distinzione. Dobbiamo stare molto attenti a, diciamo così, non rimanere coinvolti in queste, che sono, vediamo come, leggendo questa storia, come si vede quante intricatezze, no? Queste sono tante intricatezze, lo sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita, anche, non è che dobbiamo leggere, certamente lo dobbiamo leggere, però lo vediamo, come lo Srimad Bhagavatam, lo viviamo anche noi, come diceva Bhattitirtha Swami a Radhana Swami, lo stiamo vivendo anche noi, lo Srimad Bhagavatam, lui diceva il Chaitanya Charitamrita, lo stiamo vivendo anche noi. E se uno vede, si guarda in giro, vediamo che lo stiamo vivendo anche noi, lo Srimad Bhagavatam, tutti questi problemi, queste storie, ci succedono a noi anche, intorno a noi, succedono continuamente, si ripetono anche. Diceva Sacchidananda Swami, diceva che la storia si ripete, cioè tutto quello che succede si ripete di nuovo e di nuovo. E dobbiamo imparare, diceva lui, dobbiamo imparare dagli sbagli che abbiamo fatto, non ripetere sempre gli stessi sbagli, ma cercare di capire sia negli altri che in noi stessi dove sta il problema. Non solo negli altri, non è che dobbiamo solo vedere i difetti negli altri e non guardiamo i difetti nostri. Dobbiamo prima di tutto guardare i difetti nostri. Questa è la prima cosa. Il devoto prima guarda i difetti suoi e le buone qualità negli altri, no? Prima i difetti nostri e le buone qualità negli altri, poi le nostre qualificazioni e i difetti negli altri, le nostre qualificazioni, se noi siamo qualificati, e poi alla fine i difetti negli altri, possiamo fare qualche cosa per cercare di correggere anche gli altri, aiutare gli altri. Questo si chiama predica, no? Così dobbiamo appunto cercare di imparare dagli sbagli nostri, degli altri, del passato, e cercare di progredire, appunto, dobbiamo progredire nella vita spirituale, imparando dagli sbagli. Non è che uno dice, oh, ma quelle sono cose passate, come mi ricordo in Australia, quando stavo in Australia, dicevo, ma quelle sono cose passate, passate va bene, però impariamo qualche cosa da passare, non è che giusto ripetiamo di nuovo le stesse storie, gli stessi problemi, senza imparare niente, non vogliamo, ci dimentichiamo del passato. Allora a che serve la vita se tu te la vuoi, ti dimentichi tutte le tue esperienze che ti dovrebbero servire? Si dice imparando si impara, sbagliando si impara, ma se tu ti pensi, oh, passato, che stai a pensare? No, studia il passato. È vero che acqua passata non macina mulino, si dice, però studia il passato, cerca di vedere quello che succede, quello che ti è successo a te e agli altri, e cerca di imparare in modo che puoi fare meglio, in modo che puoi soddisfare meglio Krishna. Perché se tu chiudi, come si dice, chiudi il capitolo, allora che ti è servito questo capitolo? Allora, se chiudi il passato e non ci pensi più, non impari niente dal passato, significa che tu di nuovo, come diceva Sacchidananda, devi di nuovo sbattere la testa al muro, finché alla fine ti rendi conto, oh, ma fammi capire bene come sta, sbatto la testa al muro e non imparo niente, aspetta, perché ho sbattuto la testa al muro? Perché non stavo attento. E allora uno progredisce, semmai la sbatte meno o non la sbatte proprio più per niente, se è diventata abbastanza sveglia, no? Così vediamo, come diceva Bhattitirtha Swami, che noi stiamo vivendo queste cose, non è che queste cose non ci riguardano, che sono successe milioni di anni fa e noi adesso
non ci abbiamo niente a che fare. No, vediamo, questo pratista sta nel cuore nostro, non pensiamo sta nel cuore degli altri, non sta, sta nel cuore di tutti, di tutti. Tutti abbiamo questo pratista. Però c'è chi ce l'ha molto molto forte, questa natura di voler possedere, profitto, adorazione, distinzione, questo desiderio di controllare, profitto, adorazione, distinzione, c'è chi ce l'ha così forte che è disposto anche, come dice qua, che che le persone, dice, le persone materiali troppo attaccate alla vita sessuale diventano tanto dure di cuore che una perdita anche minima del loro prestigio, parla di pratista, prestigio, una perdita anche minima del loro prestigio, profitto, adorazione, distinzione, questo che li motiva nella loro vita, quella è la principale motivazione, no? Naturalmente non facciamo bianco e nero, non è che noi diciamo ok, tu sei completamente un demone, no, ognuno di noi siamo anche, diciamo, devoti e non devoti. Il devoto, in Kali Yuga il devoto e il non devoto sono la stessa persona, quindi ognuno di noi abbiamo qualche buona qualità, ce l'abbiamo, e qualche, come dicevo prima, ce l'abbiamo tutti questi difetti e queste buone qualità, ce l'abbiamo, però c'è chi ce l'ha più accentuate, e qua dice Prabhupada che quando uno ce l'ha molto accentuato questo desiderio di prestigio, può tollerare perfino la morte dei suoi figli, non gli importa niente, non gli importa niente di niente, vuole solo stabilirsi lui com'è, il suo principio, con la logica e con tutti i sistemi che può inventarsi, vuole stabilirsi lui, quello è il punto suo, non gli importa neanche che Sati, che era una santa, Sati, è proprio la perfezione della donna, no? Era perfetta, cioè perfetta, non c'aveva una macchia. Per giunta era anche la sua più prediletta, era l'ultima figlia di Dakshi, era la sua perché si sa, l'ultimo figlio, anche nel caso per esempio di Ajamil, no? Cioè, ha avuto tanti figli, però a chi era attaccato? All'ultimo. Infatti lui si è salvato proprio per questo motivo, che quando sono arrivati gli Yamaduta, lui ha gridato Narayana, il nome di suo figlio, no? Piccolino, il piccolino, l'ultimo, no? Così anche qua, nel caso di Sati, era l'ultima, era molto, sai, piccolina, il padre si attacca, no? Al piccolino, non si attacca ai grandi ormai sono andati, no? Però i piccoli sono quelli che hanno più bisogno, e quindi c'è più affetto per i piccoli, è giusto, no? Perché uno sente che questi sono piccoli, dipendono più da me, quindi c'è uno scambio maggiore. Quando uno diventa grande, diventa più indipendente, c'è più distacco, no? E allora Sati era, per giunta, non solo era una donna perfetta, la perfezione della donna, no? Ma anche della donna, della madre, della devota, c'era tutte le qualità, no? Come Drupadi, sono per donne perfette, no? Ma anche era attaccato lui, non era solo, perché uno dice, ma chi ti conosce a te? Per dire, no? Tu puoi essere un po' devoto, io non ti conosco. Vabbè, non c'era relazione. Però c'era pure una relazione, cioè era la sua figlia prediletta, eppure niente, non si è importato di niente, l'ha fatta morire così, avanti agli occhi suoi, non neanche gli ha detto buongiorno, buonasera, niente, proprio non l'ha guardata neanche. Perché? Perché questo desiderio di, oh, io sono qua il boss e nessuno mi deve toccare, Shiva è mio subordinato. Perché? Perché Shiva è suo subordinato? Perché lui c'ha questo idea nella mente, no? Io sono il boss, io sono il pratista, io ho il potere. E Shiva, chi è Shiva? È un povero disgraziato, capito? È mio per mio genero anche, per giunta, no? Quindi è subordinato anche da un punto di vista materiale, da tutti i punti di vista è subordinato a me, no? Perché lui non mi rispetta? Ecco che lui è il colpevole, non so io il colpevole, capito? È lui il colpevole, perché lui non mi rispetta, mi dovrebbe rispettare, prima di tutto va sempre in giro tutto sporco, che rispetto si può, poi anche mio genere, quindi vedete come funziona la mente, tutta logica, perfetta, non è che sbagliava, però Jai Shri Shri Radharamana Ki Jai, Giri Govardhana Ki Jai, Gornitai Ki Jai, Shri Prabhupada Guru Parampara Ki Jai. La logica che usava Dasha era perfetta, non è che faceva niente di male, solo che qua è spiegato che lui rimane un infame per l'eternità. Perché? Perché usava tutto per se stesso, non usava per Krishna, non pensava
non era devota, era invidiosa. Qua dice, il verso dice, era per la sua grande invidia per il Signore Supremo. Cioè questa invidia nel cuore che lo confondeva. Cioè quello era il problema di Dacchi. Era invidioso di Shiva, di tutti era invidioso. Era invidioso perché uno che vuole la posizione, il pratista, alla fine è un'invidia per Dio che diventa invidia per tutti, no? Invidia a tutti, no? Perché lui, cioè, capito? Cioè, nel senso che alla fine sono tutti i tuoi nemici, diventano tutti i tuoi nemici. Perché? Perché tu pensi, oh, qua tutti quanti mi possono prendere come Indra, no? Indra ha fatto 100 sacrifici del cavallo, c'aveva paura di tutti. Quando vedevo qualcuno che poco a poco cercava di ostacolarlo, gli mandava le apsara, perché voleva la posizione, ma voleva solo lui, no? E allora si difendevano, c'era paura di tutto, perché appena vedevo qualche yogi che subito cercavo di buttarlo giù, no? Perché se no questo diventa un competitore. Perciò quando uno vuole essere competitore di Krishna diventa competitore di tutti, no? Perché tutti più o meno siamo tutti quanti, diciamo, rappresentiamo un po' tutti un ostacolo, perché Krishna ce n'è uno solo. Capito? Krishna è uno, non ci possono due Krishna. Allora, se uno è invidioso di Krishna, vuole essere lui Krishna, automaticamente è invidioso di tutti, perché chiunque gli dice, e che sei, vuoi essere tu Krishna? So io Krishna, capito? Sì, mica siamo due. Due Krishna? No, io sono il Krishna. Tu sì, però sotto di me. Tu sì, va bene, anche tu puoi stare, però sotto di me, no? Non alla pari mia. È che pratici il desiderio di posizione. Profitto della... Tu sì, io ti voglio bene, ti voglio un sacco di bene, però sempre devi essere subordinato, non che ci mettiamo alla pari, se ci mettiamo alla pari è finito il Krishna, non so più Krishna, cioè, non possono essere due Krishna, allora sì, stiamo insieme, lavoriamo insieme, cooperiamo, anche, come dice Prabhupada, cooperazione, però io c'ho la direzione e tutto, e voi mi aiutate, così funziona tutto bene, no? Questo va benissimo, cioè non è che è sbagliato questi pensieri qua, però è pericoloso perché? Perché la mente può creare degli scherzi, cioè la mente va, e poi se non la freni, se ci manca il freno a una macchina, se tu vai veloce con una macchina, ti si rompono i freni, e poi è un problema grosso. Dove vai a sbattere? Cioè, nel senso, non c'è nessuno che ti può fermare, nessuno che ti può proteggere, nessuno ti può aiutare. Sei da solo là con la macchina che va, e tu speri che non vai proprio a sbattere male, a sbattere contro un muro che ti ammazza. Almeno speriamo che finisce la benzina. L'unica speranza è la benzina che finisce, almeno si ferma la macchina. Sennò è un disastro per te e per gli altri. Quando uno viaggia veloce con una macchina con i freni rotti è un pericolo per tutti, no? Per lui stesso e per gli altri. Perché? Perché va e può andare addosso a chiunque, lui non controlla più, la macchina va. Perciò diciamo che, non voglio dilungarmi troppo, diciamo che è meglio, diciamo, prendere delle precauzioni, no? Si dice che è meglio prevenire, vale più un grammo di prevenzione che 100 grammi di cura, no? È meglio prevenire queste situazioni che stiamo leggendo nello Shimava, è meglio prevenirle, no? Cioè è meglio che uno non entra in queste trip, no? Sono dei trip, no? Entra in queste trip. Purtroppo quando uno ci è entrato, che si fa? Quando uno ci entra, che ci fa? Una volta che ci sei entrato, devi sperare che qualcuno ti aiuta a uscire, no? Perché ormai tu ci sei dentro, no? Non è che ne esci da solo, ormai sei preso, come Daksha, non è che solo Shiva l'ha potuto aiutare, tagliandogli la testa. Cioè, nel senso, solo Shiva è stato misericordioso con lui, no? Altrimenti lui andava, non si sa dove andava. Perciò vediamo come... diciamo qua la situazione è abbastanza chiara, no? Penso per tutti, no? Non è che ci vuole qualcuno che dà le spiegazioni, sono cose molto lucide, chiare come il sole. Basta che uno, certo, uno può dire, ma io
non c'entro niente, io che posso fare? Oppure uno può dire, ma io no, che può dire? Cioè, nel senso, io non lo sapevo. Cioè, facciamo i finti tonni, io non lo sapevo che è successo questa cosa, non lo sapevo. A chi imbrogli? Imbrogli a qualcuno, come diceva prima. Però, cioè, nel senso, sapevi bene, sai bene quello che succede, no? Non è che non lo sai, o che posso fare. Come che posso fare? Cioè, come il ragnetto, Hanuman è il ragnetto. Hanuman buttava dei giganteschi sassi per costruire questo ponte per Rama, no? E il ragnetto buttava dei granellini di sabbia, no? E Hanuman ha detto, oh, ma togliti davanti, dai, non stai combinando niente. Io sto buttando i sassi grossi, non vedi che dobbiamo costruire un ponte? Che ci fai col granellino di sabbia, no? Diceva il ragnetto. È inutile, no? Il tuo sforzo è inutile. Quindi togliti, è meglio che ti stai da parte e mi fai lavorare bene a me, no? E Ramachandra ha sentito, ha detto, no, tu ti stai proprio sbagliando. Il ragnetto sta facendo uguale a te, perché io do il potere al ragnetto di buttare un granellino di sabbia e io do anche a te il potere di buttare. Se io ti do il potere, tu non puoi neanche buttare un granellino di sabbia, gli ha detto Hanuman. Allora Hanuman ha capito, ha detto, caspita, mi pensavo chissà chi, guarda, altro, hai fatto gli omaggi al ragnetto, cioè, accetto gli omaggi, mi sono sbagliato completamente. Così noi non possiamo dire, ma io che posso fare? Perché se no facciamo come il ragnetto che si mette da parte, caschiamo nello stesso sbaglio di Hanuman. Pensiamo, oh, ma allora io non so niente, che posso fare io? Tante volte senti delle volte, che posso fare? Non c'ho poteri, no? Io sono poverino, non posso niente, sai, 25 anni, 27 anni di movimento, ma io che posso fare? Non c'ho potere, non so, posso fare niente. Ma come non puoi fare niente? 27 anni di movimento, non puoi fare niente? Non puoi fare niente. E allora, che servono 27 anni di servizio d'azione se tu rimani, non puoi neanche buttare un granellino di sabbia, è possibile? Non puoi buttare neanche un granellino di sabbia? 27 anni di movimento, non posso fare niente, che posso fare? Vabbè, dai, allora vabbè, Hare Krishna, se non puoi fare niente, non fare niente. Però Krishna vuol vedere lo sforzo, vuol vedere che uno almeno butta un granellino, quello che vuol vedere Ramachandra, quello che vuol vedere Krishna, che uno almeno butta un granellino e che è contento alla stessa maniera di come se risolvi tutti i problemi, è contento. Se tu fai un piccolo sforzo, quello che Krishna vede, le tue capacità, se tu offri quello che c'hai, in accordo, si dice uno fa il passo in accordo alla sua gamba, però Krishna vuol vedere che il passo lo facciamo. Se non facciamo niente, allora significa che non siamo devoti, no? Krishna vuol vedere il passo, anche piccolino lui è contento, come nel caso di Hanuman e il ragnetto, è contento se vede il passo piccolino, non gli importa se tu risolvi tutti i problemi, perché i problemi sono già risolti. Come quando Arjuna ha detto, ma io perché devo ucciderli io? Perché non li uccidi tu? E Krishna ha detto, ma già sono uccisi, non è che io tu, io sono già tutti morti. Ha fatto vedere la forma universale e ha fatto vedere che tutti quanti l'aveva già divorati tutti. E Arjuna allora ha capito, ha detto, ah, allora che vuole Krishna a me? Vuole che combatto, vuole che faccia il passetto, il butto, faccio il passo in accordo alla mia gamba, vuole quella devozione. Krishna non c'ha bisogno di niente, tutto, c'ha già, possiede già tutto, però c'ha bisogno di amore, devozione. Vuol vedere che noi facciamo qualche cosa per lui, allora ci crea questa situazione come lo Srimad Bhagavatam, come dicevo prima, stiamo vivendo anche noi lo Srimad Bhagavatam, ce le crea per permetterci di offrirgli dell'amore, della devozione, del sacrificio, austerità, tapasi, per lui, non per noi. Noi siamo tutti quanti, dobbiamo fare tapasi, anche Hiranyakashipu faceva tapasi, non è questione di non fare sacrifici, non fare tapasi, non fare austerità, le dobbiamo fare per forza, è impossibile non farle. I demoni fanno tapasi, tutti fanno tapasi, anche per mangiare devi fare, anche per qualsiasi cosa. Però Krishna vuole la capacità per lui, non per noi. Dobbiamo fare, vuol vedere, ci crea questa situazione tipo Daksha, per vedere se noi siamo disposti a fare qualche cosa per lui. E se no, che succede? Se no succede che
come diceva Satchinandana Swami, di nuovo, ripeto le stesse lezioni, è come quando uno va a scuola, no? E vai a scuola e alla fine dell'anno ti fanno l'esame, se non hai imparato niente ti respingono, sei respinto e di nuovo devi ripetere l'anno e poi di nuovo ripetere finché non studi bene e superi l'esame, quella è la fine. E noi, per noi è la stessa cosa, finché noi non impariamo le lezioni dobbiamo di nuovo ripetere finché non capiamo, ok, adesso faccio il passo, butto il sasso come Hanuman o butto la granella, ma qualche cosa lo devo fare, perché se non faccio niente significa che devo di nuovo, se non faccio niente per Krishna significa che di nuovo devo ripetere l'anno, devo di nuovo tornare a imparare, e Krishna mi ricrea, come dice Satchinandana Swami, mi rimette nelle stesse situazioni e aspetta che io capisco, oh, devo fare qualche cosa per Krishna, non posso aspettare così. Non posso dire, ma io che posso fare? E poi, oppure uno può dire, Krishna è il controllore, come Arjuna, Krishna è il controllore, perché non li uccidi tu? Io l'ho già ucciso, dice Krishna, capito? Io l'ho già ucciso, non c'è bisogno che mi dici di uccidere, sei tu che le devi uccidere, perché così dimostri la devozione. Altrimenti come fai a dimostrarmi la devozione se io voglio che tu combatti e tu non vuoi combattere? Che devozione c'hai per me? Io ti sto chiedendo di combattere e tu fai di testa tua, allora fai di testa tua. Allora Krishna voleva che Arjuna combattesse, voleva che facesse qualche cosa, piccolo o grande non è importante, non è che per forza dobbiamo essere tutti degli Arjuna, che i migliori guerrieri, no, anche se non sei Arjuna, però anche se sei un piccolo ragnetto, fai qualche cosa, perché Krishna vuole che tu combatti, non è che tu dici, ma sì, sai, la logica, questa logica è come una malattia, proprio la logica è terribile, uno capito, con la logica cerca di schivare, no? La responsabilità, il servizio nazionale, con la logica, mica apertamente, io non servo Krishna, no, nessuno dice, non sì però, e gira, e ti rigira, e vabbè, rigira, cioè capito, sì però, e trovi una scusa, ma Krishna se vuole, se la situazione va così significa che Krishna, vabbè. Però tu non ce l'hai l'intelligenza, tu non puoi analizzare, vedere, è giusto o non è giusto, Krishna ti dà l'intelligenza, se tu la vuoi te la dà, ti fa capire, quando qualcosa te la fa capire così chiara che tu non puoi avere nessun dubbio nella mente, no? È così chiaro, è come se tu, c'è il sole, tu non dici accendimi un fiammifero che non ci vedo, è come non ci vedo, con tutta questa luce che c'è non ci, c'è bisogno di accendere i fiammiferi? Allora, ma tu, scusa, il sole, no? Una giornata di sole e chiedi il fiammifero perché non ci vedo bene, oh ma tu mi stai a prendere in giro, allora se hai qualche problema, si dice il sordo, non c'è peggiore sordo di chi non vuol sentire, ci prendiamo in giro e andiamo avanti così, prendiamoci in giro, capito? Dice accendimi un fiammifero che non ci vedo bene, accendi il fiammifero, che ti devo fare? Continua così, va bene? Mi fermo qua, Se c'è qualche domanda, qualche aggiunta che volete fare. Ok. Tu vuoi sapere? Sì, certo. Cioè, il punto è questo, che ci sta una gradualità, no? Non è che uno va direttamente a leggersi queste cose qua. Di solito, anche se noi distribuiamo i libri un po' così, no? Li diamo tutto, contemporaneamente diamo Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, eccetera, eccetera, lo sapete, no? Diamo un po' tutti i libri. Però è spiegato che c'è un processo, cioè nel senso che uno non è che va direttamente al decimo canto, neanche uno va direttamente al Srimad Bhagavatam, si suppone che c'è un processo, che uno prima capisce che non siamo questo corpo, no? Questo è il primo passo, come Krishna Arjuna gli spiega,
Però ogni da un'altra parte è pure giusto dire che queste pagine sono spirituali, anche se uno ha dubbi, però il fatto stesso è che uno le legge, cioè non so cosa che, se uno, cioè non è che uno, capito, cioè chiunque prende un libro in mano, Prabhupada dice, anche se legge una sola parola è grande beneficio. Anche una sola, non solo una sola parola, anche una sola sillaba, per dire che, anche solo toccare questi libri, per dire, cioè non è che noi stiamo facendo nessuno sbaglio a distribuirli così, però ci sta un sistema di procedure, no? Nel senso che si va prima all'elementare, poi così, anche a Krishna, non è che subito gli ha detto surrender unto me, salva dharma paridhyaja, non gli ha detto salva dharma paridhyaja, gli ha detto prima che non siamo questo corpo, gli ha spiegato all'inizio qual è la base, perché se uno non capisce questo punto qua iniziale, come puoi capire altre cose? Allora, la fede comincia dal fatto che uno comincia a ascoltare la filosofia basilare, poi ascolti una figura, allora aumenta la fede di più, finché la fede arriva a un punto tale che anche se uno ti dice che Krishna sta mettendo un elefante nella cruna di un ago, tu ci credi, come nel caso di quello ciabattino, no? Che Narada gli ha detto, Narayana sta mettendo un elefante nella punta di un ago, e quello ci ha creduto, non è che ha detto, ma tu che sei pazzo, ha detto, no, è vero, ha subito detto, e allora Narada è rimasto sbalordito, dice, caspita, io sono un ciabattino che ci crede, e allora gli ha chiesto, come mai tu ci credi a quello che ti sto dicendo? E ciabattino ha detto, qual è il problema per Narayana che mette un albero baniano in un seme piccolissimo, metto un albero baniano e quest'albero baniano c'ha milioni di semi e in tutti questi semi ci sono milioni di alberi baniani, che poi il problema c'è Narayana a far passare un elefante nella cruna di un ago, per dire, capito? Però di solito ci sta un processo, innanzitutto uno deve capire quella è la fede massima, che tu praticamente sei a livello di realizzazione spirituale, ci credi in tutto, non perché sei diventato uno scema, ma perché hai sviluppato una completa fiducia in Krishna con l'ascolto e con la pratica, sviluppi una fiducia, ma questo non la puoi aspettare all'inizio, questa fede è perfetta, ce l'hanno i devoti avanzati. Allora per noi, che siamo devoti neofiti, dobbiamo iniziare col capire che non siamo questo corpo materiale, cercare di entrare bene in questa idea che non siamo il corpo, siamo anime spirituali, siamo anime, il corpo, questa filosofia, Prabhupada la spiega sotto tantissimi punti di vista, per farci capire, cioè capito, da tanti esempi per far capire come l'anima è differente dal corpo, sapete, ci sono tanti libri anche, no? Vita viene dalla vita, tutta la Bhagavad Gita, parla sempre di questo punto, perché è un punto base. Prabhupada l'ha ripetuto più di tutto questo punto, che non siamo questo corpo, perché è basilare. Se manca questo punto qua non vai da nessuna parte. Se tu sei identificato col corpo, che certo tocchi il libro e ti prendi il beneficio, però non puoi pretendere di avere questa fede forte se pensi di essere il corpo materiale. Devi cominciare almeno a avere qualche dubbio su che fatto, se no siamo animali, l'animale è identificato col corpo e basta. Se noi siamo a livello di la coscienza nostra è a livello di animale, a livello corporale, e come fai a credere a queste cose? Allora il punto iniziale è più importante, che tu batti su questo punto qua, non siamo questo corpo, non siamo, e capisci la filosofia, tutti gli diversi aspetti, diverse ancorazioni, cerchi di capire bene il fatto che non siamo questo corpo, e poi quando la gente, e non solo tu ma anche io e tutti qua, e anche dobbiamo predicare in questo senso, poi quando la gente comincia a realizzare, no, non siamo questo corpo, gli dici pure, è uscito fuori dal corpo, ha visto il suo corpo, tutte queste cose, queste, sai, le esperienze, diciamo, al momento della morte, extracorporale, cioè, allora, o il reincarnare, o il tipo, che so, la ipnosi, tutte queste cose fanno capire un po' che non siamo questo corpo, dobbiamo in un modo o nell'altro entrare in questa idea che non siamo questo corpo, questa è la base. Perché se no, se non accettiamo questo punto qua, che non siamo il corpo, dove andiamo? Cioè, nel senso che non solo Daksha con la testa di gamba, ma anche qualsiasi cosa, anche le cose più stupide ci possono creare problemi nella lettura, no? Cioè, leggiamo qualsiasi cosa e ci vengono dei dubbi, no? Ci vengono dei dubbi, ma è vero che sto bambino è blu? Ma dove? Bambino blu? Chi mai ha visto un bambino blu che... Per dire, anche le cose più insignificanti ti possono creare dei dubbi grossi, no?
Se, però quando uno comincia a capire, oh, ma non siamo questo capo, allora va avanti, no? Va avanti perché comincia ad avere fede. Cioè, io stavo sbagliando, stavo identificato con qua. E allora, perciò la predica deve essere basata sempre su questo punto qua, che non siamo il corpo materiale. Questo è il punto fondamentale. E poi tutto il resto. Sì, infatti, questa è anche un'altra risposta, si possono certo. Sì, infatti. Ok, quindi com'è? Comunque, giustamente come diceva Nandalal, la risposta immediata è appunto che queste persone, tipo Shiva, cioè dei poteri mistici, può fare queste cose, che mettere come Gesù Cristo anche c'aveva dei poteri mistici. Non è che possiamo riportare tutta la nostra limitatezza, se no, allora dobbiamo accettare, come già sappiamo nella storia, ci sono tante persone che avevano poteri che noi non ci abbiamo. Quindi poteri mistici è una buona risposta. Sì, infatti, yes. Infatti, noi siamo come delle rane nel polso, non possiamo pretendere che tutto viene ridotto alla nostra limitazione. Cioè, ci sono gente che ha poteri mistici, l'abbiamo visto nella storia sia occidentale che orientale, quindi non c'è bisogno di... se dei fatti dimostrano. Cioè,
Sì. Giusto. Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Premanande.